Mi chiede quanto tempo ci ho messo a scrivere il mio libro. Io, forse alcuni di voi non lo sanno, io ho scritto un libro che si intitola Vero Uomo, reperibile su Amazon, e è un libro che è nato, lo racconto un po' velocemente, è nato perché anni fa io scrivevo, da tanti anni scrivo degli articoli online, scrivevo per un sito, un blog. Scusate se a volte mi distraggo, ma cerco di seguirvi anche nei commenti. Seguivo un blog, scrivevo per questo blog e un giorno cercavo di scrivere un articolo e proprio sulle relazioni uomo-donna rivolto agli uomini. E a un certo punto mi sono trovata con un articolo lunghissimo, pagine e pagine. Ho detto, cavolo, qua forse è meglio farci un libro. E ho iniziato a scriverlo. Poi, tra vari impegni ci ho messo un po', Marco, quindi calcola più o meno un anno e mezzo rileggendolo, poi risistemandolo e poi qualche altro mese per sistemarlo e farlo pubblicare. Ti ringrazio anche, Marco, per quello che dici, che leggendolo si respira la sincera intenzione nell'aiutare e sostenere chi lo legge. E sì, è vero, perché io avevo questa, come la chiami tu, mission. Di dare un supporto agli uomini per aiutarli a vivere delle relazioni più sane. E alla fine poi è diventato un mestiere in pratica perché cosa che mi hanno in tanti riconosciuto nel mio libro, è scritto in modo molto chiaro e molto semplice e fruibile a tutti e dà delle indicazioni buone e utili per migliorare le relazioni con le donne. Quindi io ho fatto un lavorone, poi chiaramente a varie persone che avevano bisogno di sostegno ho fatto anche qualche consulenza personalizzata. Mi chiede da dove nasce la mission. La mission nasce dal fatto che riscontravo, soprattutto io in prima persona, alcune mancanze, non che siano da parte solo degli uomini, ovviamente, ma anche delle donne, ma io da donna che è cresciuta con gli uomini vedevo tante mancanze, non in tutti, ma in molte persone, e siccome io ho l'occhio un po' clinico e tendo ad essere una persona che studia molto gli uomini o in generale le persone, le situazioni e mi interesso di comunicazione da tanti anni e crescita personale, ho seguito centinaia di corsi, di conseguenza ho sentito proprio questa missione di impegnarmi ad aiutare gli uomini ad avere delle relazioni un po' più serene con loro stessi in primis e poi anche con le donne. Ah, ecco, Marco si è collegato adesso, io ho risposto già alle sue domande. Beh, Marco, te le guarderai poi nella replica. Poi Marco mi chiede un consiglio sul cambio di guardaroba, è l'unica domanda su cui sono impreparata perché mi chiede dove si può fare acquisti, ma a parte che non potrei fare pubblicità, ma in ogni caso non credo di essere la persona più indicata per questo. Io credo che ogni persona debba vestirsi come si sente più a proprio agio. Ci sono persone che preferiscono essere eleganti, persone che invece si vestono in modo un po' più casual. Credo che qui ognuno debba fare, ciao Giuliano, credo che ognuno debba fare quello che si sente. E fare acquisti dove ovviamente può, è inutile che io dica vai a comprare, non so, da Gucci, magari uno non può, dico per dire, no? Mettiti quello che ti piace e quello che ti fa stare bene, ovviamente. Cercando chiaramente, penso, di piacere a te stesso in primis e anche agli altri. Pierluigi dice che non gli interessano le domande di Marco. Beh, è una tua opinione, Pierluigi. A Marco probabilmente interessano. Allora, poi mi chiede anche che letture ho da consigliare. Su questo farò un post a parte sulle letture. Vi pubblicherò nei prossimi giorni un post con le letture consigliate, perché è una cosa che mi chiedono in tanti ed è giusto, perché ci sono libri di crescita personale che secondo me sono obbligatori e vanno letti. Ciao Fabrizio e ciao Fabrizio. Dunque,
dunque, io rispondo alla domanda di Davide, che mi chiede: quello che spesso le persone ricercano nei corsi di seduzione è come riuscire a far scattare la chimica in chi ci piace. E mi chiede: possiamo fare qualcosa per questo oppure è determinato da fattori imponderabili? Allora, Davide, di base, scusate che leggo anche i commenti. Sì, Pierluigi, hai ragione, infatti l'ho risolta un po' velocemente la domanda. Io per rispetto di tutti le leggo e rispondo a tutti. Quindi, ritornando alla domanda di Davide che ci chiede se la chimica di fatto sia un qualcosa che possiamo in qualche modo ricreare o se sia un qualcosa di casuale, determinato, come dice lui, da fattori imponderabili. Allora, io credo serva una compatibilità di base nelle persone, che è data dalla personalità di ogni persona. Ci sono tante volte degli uomini anche che mi dicono: ma a me piace quella, io voglio proprio quella, ma io non le piaccio in nessun modo. Allora, è chiaro che si può lavorare e si può, quando dico si può, intendo che è possibile ed è fattibile fare molte cose per riuscire ad avvicinare una persona a una donna. Però ci sono anche delle caratteristiche di base che non possono essere trascese attraverso la, chiamiamola così, seduzione. Per esempio, se una donna dice io gli uomini più bassi di 1,70 m assolutamente non li voglio, dico per dire, e voi siete più bassi di 1,70 m, faccio un esempio, c'è poco da fare, cioè se quella è impuntata su questo non c'è tanto da fare, oppure se uno è faccio gli estremi, passatemi perché io quando faccio gli esempi uso estremismi, ok? Quindi non sto accusando nessuno né denigrando nessuno, faccio solo degli esempi in linea di massima. E adesso a Bruno rispondo, poi Bruno mi segno anche la tua domanda, ma ne ho tante, quindi rispondo a quelli che sono venuti intanto prima, perché Bruno ci chiede se è possibile da amanti diventare fidanzati. Sì. Ma ovviamente dipende dalle situazioni, poi vediamo se riesco a risponderti anche a questo. Dicevo, se ci sono delle impostazioni di personalità, di carattere che sono eccessivamente agli opposti, e stavo facendo l'esempio, dicevo magari c'è un ragazzo che frequenta solo il centro sociale, per esempio, no? E una ragazza che tutte le sere va a ballare nelle discoteche dove entri e devi pagare 100 euro l'ingresso, faccio un esempio, è chiaro che quello che frequenta il centro sociale e magari è disoccupato, è più difficile che arrivi a sedurre una donna di un altro tipo, a meno che magari lei non sia particolarmente attratta da quel genere, che è possibile, però è più difficile. Quindi il discorso chimica è una cosa che a livello caratteriale e di personalità, ciao Alessandro, ho appena fatto un esempio sui bassi, però meno male che non l'hai visto. E, dicevo, è possibile attraverso un atteggiamento di un certo tipo, un modo di fare di un certo tipo, è sicuramente possibile riuscire ad aumentare anche di molto le chance che una donna si interessi a voi. Ma se a livello proprio di base, di modo di essere, di comportarsi, di vivere, siete agli estremi, non è detto che sia così semplice. Ecco, io devo essere onesta, non vi posso dire sì con le tecniche che vi insegno io, assolutamente a 360 gradi conquisterete tutte le donne del pianeta. No, non è vero. C'è la possibilità sicuramente di lavorare e aumentare anche dell'80-90% le chance con una donna, questo sicuramente. Però, ripeto, quello che crea attrazione per l'80-90% è il senso di sicurezza, che
che un uomo riesce ad infondere a una donna. Lo dico sempre, lo scrivo in tutti i post. E quel senso di sicurezza viene dall'interno. Quindi quello può aumentare, se un uomo riesce ad ottenere quel tipo di magnetismo, può aumentare di tantissimo le chance.